Eccoci. Allora, ciao Paolo, Ciao. grazie intanto per aver accettato di fare questa chiacchierata con me. Grazie. Allora, breve presentazione. Paolo Pillitteri, sindaco storico, sindaco di Milano, ma prima assessore alla cultura e turismo, parlamentare, diciamo una lunga militanza nella politica, cioè una lunga esperienza nella politica. Sia È vero. confermi Sì, confermo. sia nella militanza che nella politica istituzionale, quindi hai ricoperto anche incarichi di non poco conto. Sì. Ma il tuo primo vero amore è stato il cinema, prima della politica, giusto? Cinema, documentari. Come è nata? Intanto in te, questa è sempre la mia curiosità da aspirante artista, pure io, la passione per il cinema, per il documentario e soprattutto come ti ha accompagnato, cioè ti ha aiutato a comunicare meglio, con più incisività durante la tua carriera politica? Due Bah, domande sono veramente. no, a parte il fatto che mi ha proprio accompagnato, mi accompagna tuttora, è nata all'università, anche un po' prima, ma all'università mi nominarono presidente del Centro Universitario Cinematografico di Milano, che era un centro che proiettava film ogni settimana, prendendoli dalla cineteca, prendendoli anche dai cinema normali. Poi si rifletteva, si dibatteva, allora si dibatté, dibattito sulla grande illusione, per esempio, dibattito sulla grande guerra di Monicè. Questo mi ha accompagnato per sempre. Poi dopodiché a me piaceva anche fare i documentari. Mi piaceva farli anche perché mio padre mi regalò una macchina da presa, che era una Zeiss Icon, per di più a 16 mm, quindi era quella che si usava anche per la televisione. Io non mi ricordo neanche perché l'ha fatto, perché io rompevo le scatole. La prima cosa che feci con quella cinepresa fu di andare a Londra, perché a Londra avevo letto sul giornale che c'era una marcia della pace da Aldermaston a Londra. Erano 40 km a piedi, per la verità, cosa che mi seccava moltissimo. Però ho detto, io voglio filmarla, io voglio essere testimone. E fu quella la mia prima Hai esperienza. ancora questo video? Beh, è una cosa. Sono cose che ti rimangono impresse perché uno dice: beh, le fanno anche adesso le marce della pace, anche perché adesso fortunatamente la pace c'è. Inquieta, ma c'è. Molto Così inquieta. sono andato avanti a fare documentari e ne ho fatti tanti. Ho avuto anche fortuna. Perché io avevo nel frattempo incontrato, ero amico di Carlo Tognoli, il quale mi presentò a Bettino Craxi. Io conoscevo la sorella all'università, ma non, io per la verità non sapevo neanche chi fosse Craxi. Mi dice: no, ma guarda che è un assessore giovane. E la cosa curiosa è che con Carlo, davanti a Bettino, che era molto alto, lui mi disse: ma cosa ti piace fare a te? Ma come? A me piace fare il cinema. Perché? Guardi, gli davo da lei, per me il cinema è tutto. Mi guardò dall'alto in basso, non capisci niente. La politica è tutto. E fui molto sorpreso da questo, anche perché io non mi occupavo di politica. Francamente non avevo nessuna voglia, cioè mi interessava il cinema. L'ho fatto. Poi naturalmente una lunga storia, sono diventato anche critico cinematografico dell'Avanti per molti anni e anche per altri giornali, divenni giornalista. E poi dopo è Beh, cominciata la mia carriera politica. Per caso. è Per caso. un destino. Beh, i video comunque anche oggi sono uno strumento per comunicare un messaggio. Mi sa che Certo, la certo. politica, come giustamente ti aveva ammonito il grande
insomma, statista, perché vabbè, poi paragonato a oggi diventa ancora più grande lui, ma tutti gli altri personaggi che hanno fatto quel momento, a prescindere dalle idee, c'era una, vabbè, ovviamente una preparazione diversa, ma non parliamo di politica, parliamo di comunicazione, sì, quindi comunque in qualche modo ti ha aiutato questa esperienza, diciamo, di video, di filmare, di riprendere delle scene, metterle insieme, a comunicare i tuoi messaggi, comunque istituzionali o di partito. Ti ha dato una mano, cioè ti ha preparato un po' di più? Molto, molto, perché siccome io ero un appassionato di documentare, cioè di documentare, mi piaceva filmare, eccetera, ma il documentario di immagini ti obbliga anche a fare un commento, ma ti obbliga a fare una riflessione, perché non è mai una cosa rapida. Ecco, questo è un fatto che ti rimane molto dentro di te. Cioè, comunichi una cosa per immagini, ma l'accompagni con un commento, con un'osservazione, segnando proprio con un dito, come il maestro a scuola, vedi, questa è una A, questa è una U, questa è una consonante. Questo è il punto essenziale. La comunicazione, e diventa comunicazione, automaticamente. E questo mi ha aiutato molto, perché poi ne ho fatte tante di cose di questo genere, a cominciare dalla politica, naturalmente. Perché? Perché si comunicava. C'era anche e soprattutto una comunicazione politica, devo dire, più concentrata, più rispettosa rispetto a oggi. Rispetto a dopo, anche perché era un po' limitata negli strumenti, c'era una limitazione in sé. Sì, diciamo che io questa. C'erano strumenti. Ecco, questa chiacchierata, che è una chiacchierata che voglio fare da tempo con politici che ho avuto il piacere di conoscere, vabbè, te magari un po' più di recente, ma adesso sto cercando di fare queste chiacchierate anche con politici che ho avuto l'onore di conoscere nella mia brevissima esperienza politica, ma un po' di tempo fa, di parlare di stili, che secondo me, di stile, di modo di comunicare, che forse si è un po' perso. Io mi occupo di politica, di comunicazione da un po' di tempo, nasco col cartaceo ovviamente, poi il digitale, come dire, si offre come una grandissima opportunità in più rispetto ai mezzi, diciamo, tradizionali che ancora ci sono. Ma sono strumenti che dovrebbero essere utilizzati in più. Ma quello che si è perso, secondo me, è proprio lo stile, il modo, il tono, la buona educazione. E io non mi spiego dove ci siamo imbarbariti. Cioè, in quale punto e perché c'è questo imbruttimento? Tanti sostengono che è il social, quindi lo strumento che dà magari tante interazioni, la possibilità comunque di esprimere un'opinione, ma davvero secondo te può essere lo strumento che imbarbarisce l'uomo, o è l'uomo si è imbarbarito a prescindere? Qual è la tua riflessione su questo punto? Beh, intanto è una riflessione che non può non coinvolgermi, ma non può non essere riferita alla storia della comunicazione. Se noi guardiamo lo sviluppo, parliamo dell'attualità, giustamente tu parlavi dei social. È un'illusione pensare che il social sia la risposta ai problemi. Il social è una risposta tua. È un'immediatezza. Il social non comporta riflettere, comporta esserci. Ecco, questo è il vero punto sul quale bisogna fare una quella che io chiamo riflessione, che naturalmente la faremo soltanto noi e quelli che usano in maniera, anzi che abusano del social, non se ne rendono conto. Si illudono che la loro
partecipazione, la loro visibilità nelle questioni mondiali, ma non è vero, questioni mondiali sono trattati da ben altri, ci mancherebbe altro. No, nel momento stesso in cui uno, per esempio, uno come Biden appare a fare la pubblicità contro molto più toccatamente a contro Trump e fa vedere le donne che sceglie per fare il ministro o la sua portavoce, quella è una specie di comunicazione mondiale, perché dice, vedete, c'è la festa della donna, ma io la festeggio in maniera seria. Quella è comunicazione. Poi dopo, se tu nel social dici io sono sempre stato vicino alle donne e fa vedere tutte, sì, serve come sfogo, ma poi non serve. Se andiamo indietro, ecco che arriviamo, perché si arriva al social? Tanto perché c'è lo sviluppo, ma si arriva al social dopo una traversata del deserto della comunicazione, una lunga traversata in cui la comunicazione precipita nel vuoto lasciato dalla politica. La scomparsa dei partiti, lentamente ma inesorabilmente, produce questo vuoto. Alla fine, cosa comunichi se tu hai intorno questo deserto, non ci sono più punti di riferimento, questo dico, cosa fai? Comunichi cose superficiali. Naturalmente usi poi la TV, usi gli strumenti, però senti che c'è qualcosa che ti manca. Ecco, questo è quello che è successo in Italia. È successa una cosa molto, molto grave, molto seria. Nel mondo, direi. Al mondo, anche al mondo. Ma vedi, il mondo è talmente diversificato che ogni paese usa i suoi strumenti, usa soprattutto i suoi uomini e le sue donne, perché la comunicazione è fatta proprio non solo dallo strumento, ma da chi lo usa, capisci? E da chi poi lo ne usufruisce, naturalmente. Ma è un grande discorso questo, grande. Sì. Un po' chi comunica, diciamo, a livello di militanza politica, secondo me rincorre anche l'algoritmo, perché comunque Facebook ha le sue regole tecniche, quindi se pubblichi di più, se hai più visibilità, eccetera, no? E quindi si rincorre un po' anche questo, e secondo me anche qua non si deve rincorrere l'algoritmo, si deve ponderare se quel messaggio che vuoi dare è un messaggio sensato oppure no, e basta, senza continuamente postare, no? Questa è diventata quasi un'ossessione, quanti like, quante condivisioni, cioè queste metriche, che infatti sono metriche di vanità, però poi hanno influito anche sulla comunicazione, sulla comunicazione politica in questo caso, e questo vale, diciamo, un po' per tutto. Poi vabbè, a cascata tutti riportano la stessa cosa, no? Tutti... cioè quando andavi, no, in fila, oh mamma, non mi sta venendo il concetto giusto, comunque fa niente, si sì, crea sì, un po' questo sviluppo, no? Si continua a condividere la stessa cosa, non l'ha detto il capo e alle giù via tutto. Tutti che postano la stessa cosa, e questo anche, come dire, lascia un po' il tempo che trova. Sì, secondo me, anche secondo me c'è un vuoto da colmare, una frustrazione che nasce, non sappiamo neanche da dove nasce. Allora io questo, come dire, che questa chiacchierata, chiamandola stili e modi della politica, l'avevo già pensata prima, ma poi un amico ha condiviso un bellissimo post istituzionale, e siccome tu ti sei occupato, come dire, sei stato sindaco, mi chiedo, dimmi se, adesso ti condivido questa cosa, se mai tu, cioè ti sarebbe mai venuto in mente di comunicare così, con questo messaggio. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Lo vedi? Beh,
Capirei se mi ci chiedessero. Sto leggendo. Non si sono resi conto di essere stupidi loro. E questo è il fatto. Cioè, ma tu ti... Bella la grafica, eh? Vabbè, sì, il messaggio bello, non lo voglio neanche discutere. Bene. Ma l'uso di parole volgari è negativo, è semmai l'indice, è l'indice del degrado in cui siamo arrivati. Io sono andata a cercare se era vera oppure no, perché ho detto sarà un meme. Poi vabbè. È vera, purtroppo è vera. Era vera, c'è tutta una pagina. Ma sai, pensano, si pensa che una parolaccia si risolva la comunicazione e rimanga impressa. Può darsi, però rimane impresso anche chi l'ha fatta questa cosa. Sta attenzione. Ed è comunque il sintomo di qualche cosa che si è profondamente modificato, che io chiamo l'educazione. Ecco, l'educazione. Forse sono un po' presuntuoso, un po' da maestro, però io trovo che c'è proprio questo, c'è proprio questo problema educativo e di rispetto, a parte il fatto che bisogna rispettarsi l'un l'altro nella vita, ma devi rispettare l'avversario, devi rispettare anche chi ti legge, chi ti segue, chi vorresti sedurre con le tue parole. Ma è un tipo di seduzione che respingo. È veramente incredibile. Eppure voglio dire, cioè, forse voleva creare uno slogan tipo non passare da stupido. Vabbè, qua si apre poi un tema legato a questo periodo in cui non voglio entrare. Però può darsi, però io non sono molto d'accordo. Ecco, mi chiedo da dove nasce questa perdita di stile? Non lo so, io una risposta non ce l'ho, tu ne hai ipotizzata una che condivido assolutamente, e quindi, ma che dire, pure voglio dire, la politica comunque ha sempre comunicato anche a slogan, perché comunque lo slogan è quella frase efficace, breve, che ti dà subito l'idea di qualcosa, ma non passare da stupido non mi sembra uno slogan carino verso i tuoi cittadini, che li stai massacrando. Uno slogan bellissimo è la Milano da bere. Ah, sì, sì. Che tanto rimpiangiamo, allora mi viene da dire. Sì. Certo, quello era uno slogan. Ci racconti com'è nato quello slogan? No, tra l'altro è uno slogan più lungo. Ho già avuto modo di dire e di raccontare, perché conoscevo molto bene l'autore, che era Marco Mignani, e venne da me nel mio ufficio quando l'aveva fatto, ero Palazzo Marino, me lo spiega eccetera e me lo fa vedere, ed era una cosa che si intonava con quel tipo di città allegra, effervescente, in movimento, che alla fine voleva prendere l'aperitivo perché aveva lavorato tutto il giorno, dalla ragazza alla studentessa al vigile urbano. E poi c'era questo racconto: Milano è la città che non dorme, Milano è la città che produce, Milano è la città da mille volti, eccoli qui da mano, la città. E alla fine Milano, siccome bevono l'aperitivo, Milano è la città da bere, e si alza questa bottiglia della Ramazzotti. Devo dire la verità che io, ho detto, siccome sono un critico, ecco, la mia mentalità è la critica, dico, ma siamo sicuri che funziona? Vedrai. E aveva ragione, tant'è vero che funziona ancora adesso, nel bene e nel male, però quello era un tipo di comunicazione che tra l'altro rientrava nel grande discorso della pubblicità, che allora era esplosa. Non va mai dimenticato che l'apparizione a Milano, che divenne capitale, della TV privata produsse come effetto indotto l'esplosione della pubblicità. Perché? Perché si dice abbiamo bisogno delle risorse, se no come si fa a fare le telegiornali e le fiction? E le risorse erano la pubblicità. Si scatenò in quegli anni. Che cosa? Si scatenò non soltanto la produzione di slogan, ma
una sorta di Made in Italy anche di quel tipo, che poi dopo naturalmente è peggiorato, ma se noi guardiamo a questa nascita e sviluppo della pubblicità televisiva, che poi la pubblicità normale, il veicolo più importante, vediamo che è un passaggio inevitabile nella storia della comunicazione, e tra l'altro che dura. Siamo passati dai 10 piani o 9 piani di morbidezza al resto, capisci? Però attenzione, che se noi andiamo a vedere le vecchie fotografie del periodo sia fascista che nazista, io rimasi colpito da una vecchia fotografia di Berlino in cui sullo sfondo ci sono le Olimpiadi che devono essere ancora svolte e in primissimo piano c'è un grande atleta che scavalca gli ostacoli, e quella è la pubblicità di un sapone, no? E questa cosa poi le ripete lo stesso Mussolini. Mi ricordo che non so se era la Persil o un'altra pubblicità in cui c'è una cosa analoga, ci sono petto in fuori, faccia indietro, tutti che fanno, che marciano, eccetera, eccetera, e poi c'è un segnale che indica la pubblicità. Cioè, anche quella pubblicità è comunicazione politica, arcaica, funzionale a dittature, ma c'è. Poi si sviluppa, poi va avanti perché arrivano gli americani, ovviamente. Gli americani sono stracciano, come si dice, no? Perché sono i veri protagonisti della storia della pubblicità, i veri grandi protagonisti nel bene e nel male. Sì, infatti poi, come dire, questi spot pubblicitari, questi commercial, alla fine sono quelli che fanno cultura, che rappresentano il modello della famiglia prima, con la lavatrice piuttosto che... E adesso ti indicano la nuova, come dire, il modo di essere, il modo di, sì, hanno forgiato un po', forse troppo, le pubblicità, non tanto per vendere un prodotto, quindi emozionare, come logico che sia, no? Per attirare e vendere un prodotto, ma sono andati forse un po' troppo oltre alla costruzione di un'idea di società, eccetera, è forse l'unico strumento che adesso c'è, non c'è più niente altro. E questo mi lascia sempre un po' perplessa. Ha preso un po' troppo la mano forse la pubblicità adesso, no? Che poi ritorna ad essere un video, un documentario con... Ha preso un po' la mano perché è tutto pubblicità, è tutto anche niente però, perché il tutto non è che si risolva in una capacità di convincere tutti, è diverso perché a parte il fatto che il discorso deve essere un po' segmentato e rivolgersi con attenzione ai diversi segmenti della società, a parte questo, però la comunicazione oggi si confonde esattamente con una sorta di deserto che si è deserto di idee. Ecco, deserto di punti di riferimento, per cui la pubblicità prende il sopravvento su chi la fa. Io dico spesso che a un certo punto la pubblicità si è trasformata radicalmente nel suo rovescio. Prima la pubblicità era l'anima del commercio, adesso è diventato il commercio dell'anima, cioè questo ribaltamento di ruoli, che io dico con una battuta, però mi sembra che cerchi di segnalare questa difficoltà. E qual è la difficoltà? E appunto nasce dal grande silenzio di idee che noi sentiamo intorno, che è quello che quello che ci accompagna. Io vorrei dire una cosa forse eccessiva, però in Italia sono scomparsi i partiti. Non va mai dimenticato che la loro scomparsa in pochissimi anni dei partiti
che avevano tenuto in piedi l'Italia sia come maggioranza come opposizione per 40-50 anni nel benessere e nella pace, sono stati cancellati. Al loro posto è arrivata un'altra cosa, poi si potrà discutere, però. Sono stati cancellati dal marketing dell'antipolitica a colpi di picconate di marketing, e ladri e buffoni, che non valete niente, eccetera. Perché vedi, vincere le elezioni, è successo in Italia un caso clamoroso per due volte. La prima volta si è vinto le elezioni da parte del cavaliere di Arcore, dicendo io scendo in politica contro la politica corrotta, perché noi siamo l'antipolitica, antipartiti. Naturalmente dopo un anno era già un partito, era subito la Forza Italia, che tra l'altro ha vinto, intendiamo, perché ha riempito quel vuoto che c'era. Ma la cosa si è ripetuta, per esempio, con 5 Stelle due anni fa, perché non va mai dimenticato che ci sono cose che si ripetono, che si confermano le cose precedenti, ma confermano anche il clima che c'è. Cosa è successo da parte dei pentastellati? Loro stessi, dopo aver cavalcato il no a tutto, i partiti corrotti, e il psiconano, e quell'altro, l'impresentabile, e il passato criminale, tutte queste cose, naturalmente, che hanno lasciato il tempo che trova, perché erano cose assolutamente propagandistiche. Tutte queste cose cosa hanno portato? Appunto all'antipolitica bis. Io chiamo l'antipolitica bis, che guarda caso ha vinto, sono il primo partito, ma siccome la politica cancellata così si vendica, cosa è successo? È successo che quelli che sono stati presi dalla strada e catapultati alla Camera, a fare i sindaci, a fare i ministri, si sono rivelati quelli che sono, cioè degli incapaci, perché la politica ha bisogno di essere conosciuta, di essere e soprattutto di essere rispettata. È quello che stiamo vivendo, e io dico la politica è veramente cattiva, si vendica, si sta vendicando, però sulla nostra pelle, perché poi diciamo la verità, io poi sono giornalista, scrivo tutti i giorni di politica e mi rendo conto che non voglio neanche più parlare dei grillini, però almeno una cosa ci devono. Io voglio sapere cosa vogliono fare da grandi, ma ce lo dicono una volta per tutte. Dico bene, forse esagero. Ma io ce l'ho la risposta, loro non ti diranno mai niente, non lo sanno, i fili li muove qualcun altro, quindi questo purtroppo è quello che dagli anni 90 a oggi, a furia di marketing dell'antipolitica, perché poi quello che la gente non ha capito, e qua però ritorna il discorso culturale, secondo me, no? Perché si è seguita la pancia, l'onda e tutto quello che ti pare, però se non governa la politica, chi governa? Finanziari e farmaceutiche in questo caso, però vabbè. Ma sai, basta, come dici tu, chi governa se non la politica? Tant'è vero che deriva da polis, no? Polis, che cos'era? Era la cosa, pensa un po', 500 anni prima della nascita di Cristo, e poi qua, ma pensate, basti fare una riflessione, Pericle è nato 400 anni prima di Cristo. Platone, questi parlavano già di politica, chiedevano addirittura la partecipazione del cittadino. Poi naturalmente il cittadino elevato, che stava bene, gli altri potevano anche fare gli schiavi. Ma però, no, il termine politica discende proprio dal nome della città. Ma il nome della città in greco è qualcosa di più profondo, qualcosa di più largo. La polis è quell'entità che ti raccoglie, che cementa gli stessi della stessa origine, ma che però hanno bisogno di essere guidati, ma che quindi hanno bisogno di partecipare. Si votava della polis, e sono passati 2500 anni. Perché c'era rispetto, diciamo la verità, c'era anche più cultura, perché tu, come dicevi prima, è anche e soprattutto oggi un problema di cultura. Come la ricostruiamo? Con la comunicazione.
A partire dalla comunicazione. Come si ricostruisce? Probabilmente bisogna cominciare dalle origini, cioè dalla scuola. Probabilmente. Io credo che sia quello un passaggio obbligato. Un passaggio obbligato che è come fare, come scrivere le aste e come scrivere ABCD. Se no non si arriva a niente. E poi andare avanti e far vedere che senza cultura non si va da nessuna parte, ci si ferma. Non bastano i social, anzi i social casomai denotano uno svuotamento della cultura che è lo svuotamento della politica. Bisogna riempire la cultura e la politica di contenuti. Senti Paolo, io ti ringrazio di questa chiacchierata. Grazie a te. Magari la ripetiamo, non lo so, sì. Se hai voglia. Adesso troviamo, che io continuerei a farti parlare per ore e ore e ore, però diciamo che ci siamo dati mezz'oretta di tempo. Quindi... No, come dicevano i greci, il parlare è anche il logos, lo dimentichiamo. Esatto, esattamente. Sono io che ti ringrazio. Va bene, noi in attesa di vederci presto. Di presto. Dal vivo, ti do un abbraccio virtuale. Grazie. Ciao Paolo. Grazie, ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao.